a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo copricostume o tunica che io ho chiamato Butterfly. Perché? Perché appunto ricorda una farfalla per via del stile che gli ho voluto dare. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un nuovissimo filato della DMC che si chiama Natural Line. Nuovissimo per me perché non l'avevo ancora mai lavorato e l'ho adorato. È un misto di lino, viscosa e cotone, leggerissimo, si lavora benissimo, non punge per niente e addosso è leggero, quindi è perfetto per fare queste creazioni voluminose estive. L'ho veramente adorato tantissimo. Io ho utilizzato il colore 8, che come potete vedere ha queste sfumature che ricordano un po' non so se siete mai state nelle grotte, quelle con il mare, ha quei colori particolari bellissimi. Mi ha ricordato tantissimo questo colore, ma sul sito naturalmente sono presenti anche altri colori, ve ne faccio vedere alcuni. Abbiamo questo spettacolare grigio, ma ci sono anche dei colori che vanno sul blu, questo rosa, e abbiamo anche un rosa che va sulla tonalità del fucsia, il beige, il bianco. Quindi avete la possibilità di scegliere veramente tra tantissimi colori come realizzare il vostro butterfly. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 300 grammi e come potete vedere mi va grandissimo. Per una taglia M io vi consiglio 350 grammi e di aumentare rispetto a me, se volete farla proprio della mia stessa grandezza, soltanto di un motivo in più, sia avanti che dietro, perché vi dico subito che questo copricostume è formato da due rettangoli. Per una taglia M basterà mettere un motivo in più sul davanti, quindi sul rettangolo avanti, un motivo in più sul rettangolo dietro, e quindi con 50 grammi in più ce la fate. Mentre per una taglia L vi consiglio 100 grammi, perché voi a differenza dovrete mettere due motivi in più per ogni rettangolo. E naturalmente tenete presente che io sono alta circa 1,75 m, quindi per chi deve fare la stessa lunghezza va a finire che deve mettere dei motivi in meno, quindi tipo invece di fare 6 motivi in lunghezza come ho fatto io ne dovrà fare solo 5, quindi tenete un po' presente questo. Però io vi consiglio 350 grammi per una taglia L, 400 grammi per una taglia M. Io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 per avere questa lavorazione il più morbido possibile, proprio perché deve essere un copricostume ma anche una tunica. In questo momento me la vedete indossata appunto come un copricostume, ma possiamo indossarlo anche sopra dei vestiti a tubino un po' corti, oppure sopra delle minigonne con un top. Quindi possiamo mettere questa tunica sopra per rendere il nostro outfit ancora più personale e alla moda. Per quanto riguarda la lavorazione, come vi dicevo, sono due rettangoli che sono cuciti insieme. Questa è la lavorazione che viene fuori seguendo 6 giri, e quindi si va a fare questi 6 giri per tutta la lunghezza desiderata. Una volta realizzati i due rettangoli, io ho dato a questo copricostume uno stile greco, quindi sono andata a cucire soltanto una puntina qui e qui, anche stile romano in realtà, e ho lasciato la spalla e il braccio scoperti, andando a cucire solo la parte finale della manica. Un'altra cosa che ho fatto è stato cucire qui lateralmente, ma soltanto di pochi centimetri, adesso non mi ricordo, forse sono 10 centimetri massimo, in modo da lasciare larga le spalle, il passante per le braccia, ma anche per lasciare la spaccatura qui sotto, in modo che, vedete, dia molto più movimento al nostro copricostume tunica. Naturalmente voi potete cucirla di più oppure non cucirla affatto. E un'ultima cosa che sono andata a fare con il filato che mi è avanzato, ho fatto una lunga striscia di catenelle e poi me la sono messa in vita facendola passare dietro e avanti per i fori e cucendola in vita. Questo per fermarla quando la indosso appunto come un copricostume, ma non ho intenzione di utilizzarla quando invece la userò come tunica sopra dei vestiti, proprio perché non ne vedo la necessità di fermarla. Lì deve essere ancora più morbida, più larga, quindi non c'è bisogno appunto, come ho detto, di fermarla, cosa contraria invece come la sto indossando adesso come copricostume. Detto ciò, so che sono andata a macchinetta, ma mi piace tantissimo questa lavorazione, questa tunica o copricostume, quindi sono andata un po' a raffica a parlare. Mi dispiace, però vi prometto che nel tutorial sono molto più lenta. Detto ciò, spero che questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mi mandate le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo al prossimo video tutorial. Ah, e vi ricordo sempre che sul sito potete trovare anche il PDF dove vi spiego passo per passo, quindi giro per
per giro come realizzare le mie creazioni se non vi piace seguire i tutorial. Detto ciò, quindi ci vediamo al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra tunica io ho utilizzato, copricostume, il filato della DMC Natural Line. Il codice che ho usato io è questo, che è il colore 8, che trovo bellissimo, ma il motivo, la lavorazione ve la farò vedere con quest'altro colore che utilizzerò per un'altra creazione che spero di far uscire a breve. E qui vedete anche un altro colore sempre di questa linea Natural Linen, che vi ricordo è un misto di lino, viscosa e cotone, ed è leggerissimo, non punge, veramente soffice. Allora, io lavorerò con un 100 del numero 4 e mezzo. Nella lavorazione vera e propria io ho montato 153 catenelle. Mi raccomando, la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 16 più 9 catenelle, che servono per avere l'inizio uguale alla fine del giro, quindi l'inizio del giro uguale alla fine del giro. Per una taglia M noi andremo a fare due rettangoli, uno sul davanti e uno sul dietro. Per una taglia M vi consiglio di mettere soltanto un motivo in più, che poi metterete nella parte centrale, quindi un motivo in più sul davanti, un motivo in più dietro, e poi quando andremo a dividere le maniche dalla parte per fare il collo metterete il motivo in più sul collo. Mentre per una taglia L vi consiglio di mettere due motivi in più, quindi due motivi in più sul rettangolo davanti, due motivi in più sul rettangolo dietro. Stessa cosa anche in quel caso, i due motivi in più andranno messi nella parte centrale, quindi quando andrete a mettere a fare il vostro collo li metterete nella parte centrale e lascerete così la maglia poi che scenda come scende a me. Allora, io in questo campione ho montato invece 57 catenelle, quindi meno, però sempre un multiplo di 16 più 9 catenelle. Quindi mi raccomando, per una taglia M io ho montato 153, voi andate ad aggiungere 16 catenelle, mentre per una taglia L per le mie alle mie 153 aggiungete altre 32 catenelle. Questo naturalmente se andate a lavorare con un filato che ha come si lavora con il 4 e mezzo, ed è un filato comunque sottile, non doppio. In quel caso comunque vedete quanto dovete fare la lunga. Tenete presente che come misurazione dovete misurarvi dal gomito, da un gomito all'altro gomito, quindi mettetevi quella misura e andate a montare tante catenelle tenendo conto del multiplo fino ad arrivare alla misura che vi ho. Allora, andiamo a fare il nostro primo giro. Mi alzo con una catenella, entro dentro la prima catenella delle 57 e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e realizzo una maglia bassa. Prendo il filo, salto 3 catenelle e di nuovo da fare 7 maglie alte. 1 2 scusate 2 perché ok 2 3 4 5 6 e 7. Salto 3 catenelle, ricomincio da capo, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta bassa. 5 catenelle, 3 4 5, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 5,
salto 3 catenelle, vado a fare una maglia bassa. Prendo il filo, salto 3 catenelle, ti vado a fare 7 maglie alte. Una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il giro. Terminiamo il giro andando a fare 3 catenelle che sono 5 catenelle, 4 e 5. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle. Salto 3 catenelle, dentro nell'ultima catenella. Io ne ho fatto qualcuna in più, ho contato male, può capitare, la tolgo subito. Ok, e ho terminato così il mio primo giro. Mi giro con la lavorazione e andiamo a fare il secondo giro. E andiamo a realizzare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, 1 e 2, entriamo nella terza delle nostre 5 catenelle e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella seconda delle nostre 7 maglie alte e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo sulla penultima maglia alta, quindi nella sesta, e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, si ricomincia da capo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nella terza catenella e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Archetto successivo, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entriamo nella seconda delle nostre 5 maglie alte e realizziamo una maglia bassa. 5 catenelle. Entriamo nella sesta del nostro gruppo di 7 maglie alte e realizziamo una maglia bassa. E quindi continuiamo. 5 catenelle. Entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, entriamo sempre nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, entriamo nella seconda delle nostre 7 maglie alte e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, entriamo nella penultima, quindi nella sesta maglia alta e facciamo un'altra maglia bassa. 5 catenelle. Andiamo nell'archetto successivo, entriamo sempre nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. Stiamo per arrivare alla fine del giro, quindi ancora 5 catenelle. Entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. Terminiamo il giro facendo 2 catenelle, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta doppia. Abbiamo così terminato il secondo giro. Giriamo la lavorazione e andiamo a fare il nostro terzo giro. Terzo giro, o vi alzate con una catenella o andate direttamente sopra la maglia alta doppia a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e andiamo a fare una maglia bassa dove abbiamo la terza catenella del gruppo di 5. E continuiamo così per tutto il giro, quindi 5 catenelle, entriamo nell'archetto successivo, andiamo nella terza catenella, andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, archetto successivo, entriamo nella terza maglia, nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. Quindi continuiamo da sole a fare sempre 5 catenelle ed entrare sempre nella terza catenella.
di ogni archetto. Vi farò vedere come terminare la lavorazione e come iniziare poi il quarto giro. Sto per terminare il terzo giro, vado a fare questo un po' perché adesso ok, e vado a fare le mie ultime 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Anche in questo caso conto 1 2 ed entro nella terza catenella, vedendo così si forma la mia maglia alta doppia, e vado a fare una maglia bassa. Abbiamo terminato così anche il terzo giro. Giriamo il quarto giro e andiamo a fare 4 catenelle, che sono sta prima maglia alta doppia, quindi 1 2 3 4. 2 catenelle di separazione, 1 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5, entro nella catenella archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. E continuo così per tutta la lavorazione del giro, quindi 5 catenelle, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. E continuo così quindi per tutto il mio quarto giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il quinto. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto l'ultima maglia bassa, sempre entrando nella terza catenella, vado a fare 2 catenelle, mi alzo con l'uncinetto, entro nella maglia bassa e vado a fare la mia maglia alta doppia. Abbiamo terminato così anche il quarto giro, mi giro, lavoro e vado a fare il mio quinto giro. O vi alzate con una catenella o andiamo dentro e facciamo direttamente la maglia bassa. Prendiamo il filo, salto l'archetto di 2 catenelle, entro in quello da 5 e vado a fare le mie 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Vado nell'archetto successivo e realizzo, entrando nella terza catenella, una maglia bassa. 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e realizzo una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1 2 3 4 5. Vado nell'archetto successivo e inizio da capo il mio giro. Quindi entro nell'archetto e vado a fare la mia maglia bassa all'interno della terza catenella. Prendo il filo, vado nell'archetto successivo e realizzo le mie 7 maglie alte, quindi 1 2 3 4 5 6 e 7. Vado nell'archetto successivo, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle. Archetto successivo, maglia bassa. Ho fatto quindi 2 archetti. Prendo il filo e vado a fare le mie 7 maglie alte, 1 2 3 4 5 6 6 e 7. Vado nell'archetto successivo e realizzo la mia maglia bassa, entrando sempre nella terza catenella. 5 catenelle, archetto successivo, entriamo nella terza catenella e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, archetto successivo, maglia bassa.
Ho fatto le due archette e quindi devo fare le 7 maglie alte. Come potete vedere, li stiamo alternando perché, vedete, sono alternate rispetto a quelle che abbiamo fatto all'inizio. Quindi si continua così per tutto il giro e andiamo a terminare facendo le nostre 7 maglie alte. Vado nell'archetto successivo, entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ho terminato così anche il nostro quinto giro. Sesto giro e andiamo a fare 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia, 2 catenelle di separazione, una e due. Salto una maglia alta, entro nella seconda e vado a fare la mia maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nella sesta catenella, sesta maglia alta e vado a fare la mia maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle, 3, 4, 5. Vado nell'archetto successivo, entro sempre nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. E nell'archetto successivo, entro sempre nella terza catenella e vado a fare la mia maglia bassa. 5 catenelle. Vado dove ho la seconda delle mie 7 maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Vado dove ho la sesta delle mie maglie alte, vado a fare una maglia bassa. 5 catenelle e continuo così per tutto il sesto giro. Vi farò vedere come terminarlo e come iniziare poi l'ottavo, il settimo giro. Sto per terminare il mio sesto giro, ho fatto l'ultima maglia bassa dove ho la sesta maglia alta, vado a fare 2 catenelle. Prendo 2 volte il filo sull'uncinetto, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta doppia. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio settimo giro, che in realtà è uguale al nostro terzo giro. Quindi o vi alzate con una catenella, andate direttamente a fare la maglia bassa. 5 catenelle. Archetto successivo di 5 catenelle, entriamo nella terza e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, andiamo nell'archetto successivo, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare la nostra maglia bassa. E continuiamo così, quindi per tutto il settimo giro, andando a fare sempre 5 catenelle. E una maglia bassa nell'archetto di 3 di 5 catenelle entrando nella terza catenella. Vi farò vedere poi come terminare il settimo giro e come iniziare il nostro ottavo e ultimo giro. Sto per terminare il settimo giro, vado a fare le mie ultime 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassa. Ottavo e ultimo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare le nostre 4 catenelle che sono sta prima maglia alta doppia. Quindi, come potete vedere, il nostro ottavo giro corrisponde al quarto giro. Entriamo nella terza catenella, scusate, 4 maglie alte, 2 catenelle di separazione. Entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle. E di nuovo archetto successivo, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. 5 catenelle. Archetto successivo, entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa.
5 catenelle e continuiamo così per tutto l'ottavo giro. Vi farò vedere come terminarlo e come riniziare a fare il nostro primo giro. Sto terminando l'ottavo giro, andiamo a fare 2 catenelle, prendiamo due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nella maglia bassa e andiamo a fare una maglia alta doppia. Benissimo, questi quindi sono i giri che andremo sempre a ripetere per tutta la lunghezza della nostra lavorazione. Però vi faccio rivedere un attimo come fare il primo giro e andiamo a fare in questa maniera. O vi alzate con una catenella o entriamo dentro direttamente alla maglia alta doppia e facciamo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. Entriamo nella terza catenella e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa all'interno della terza catenella. Archetto successivo, andiamo a fare le nostre 7 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Entriamo nella terza catenella e andiamo a fare la maglia bassa. Ricordatevi sempre che prima e dopo ogni gruppo di 7 maglie alte dovete ritrovarvi con due archetti di 5 catenelle, così sapete che state lavorando bene, a parte quando andate a fare il nostro quinto giro dove si inizia subito con il gruppo di maglie alte doppie e poi si vanno a fare i due archetti. Quindi io adesso, come vi ho detto, procederemo col video, dove vi farò vedere quanti motivi sono andata a realizzare in lunghezza. Quindi quante volte ho ripetuto questi 8 giri e ricordatevi che dobbiamo fare 2 rettangoli uguali. Allora, io ho terminato di fare i miei 2 rettangoli e ho ripetuto il motivo per 6 volte, andando alla fine a ripetere soltanto il primo giro del settimo motivo. Quindi ripeto, io ho ripetuto il motivo 6 volte e poi sono andata a ripetere il primo motivo e ho fatto 2 rettangoli uguali. Adesso passiamo a cucirli assieme. Per fare questa cosa io ho messo le catenelle qui in alto, vedete, qui ho le catenelle iniziali in alto e sono andata a mettere un marcatore qui alla punta esterna, un marcatore qui a quest'altra punta esterna. Poi ho lasciato liberi 3 dei miei gruppi di maglie alte, 1, 2, 3, e dove ho messo la maglia e dove ho la maglia bassa ho messo il marcatore. Stessa cosa da qua, contando dall'esterno verso l'interno, ho lasciato liberi 3 gruppi di maglie alte, 1, 2, 3, quindi 3 ventagli sia avanti che dietro, e sono andata a mettere il marcatore dove ho la maglia bassa. Questo mi ha permesso, adesso lo misuriamo insieme, di avere uno scollo di 33 centimetri, mentre le maniche, perché queste saranno le nostre maniche, sono di 32 centimetri. Allora, per cucire io adesso farò soltanto un piccolo punto per unire la maglia bassa avanti e dietro, mentre qui cucirò soltanto dall'esterno fino ad arrivare al primo motivo, sia da questo lato che da quest'altro lato. Quindi cucirò dall'esterno fino ad arrivare al primo motivo e anche qui darò soltanto un punticino per cucire insieme la parte avanti e la parte dietro dove ho la maglia bassa. Poi vi dirò come andremo a cucire anche lateralmente.